Buongiorno, oggi ho eseguito questo trucco prima di andare a prendere il bimbo alla materna, anzi devo veramente correre, correre, correre. Volevo giusto farvi vedere questi prodottini Marc Jacobs e farvi un paio di sbuccini veloci veloci, giusto così per farvi un pochino di compagnia. Spero infatti di esserci riuscita e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao, ciao, ciao. Utilizzo soltanto un pochino di primer potion, lo metto su tutta la palpebra. Delineo già le mie sopracciglia con la matitina bionda di Sisley. Ora dal kit per le sopracciglia di Diego Dalla Palma, il numero 13, prendo prima la cera e la passo sulle sopracciglia e poi dopo con il pennellino più sottile prendo la polvere. Le palettine in questione sono la 202 e la 204. Queste sono le due palettine. La confezione oramai è già stata vista e rivista. Qui abbiamo lo specchio, la protezione per gli ombretti, questa è la palettina 204 da Starlet, ecco qui, e l'altra, sempre stessa confezione, l'altra è The Tease, che è questa qui. Dunque comincio a applicare al centro della palpebra mobile questo color oro, dalla The Starlet, dalla quindi 204. Come dicevo, ho veramente solo applicato il primer potion e basta, non ho matite, non ho null'altro da farmi da base, proprio per vedere la pigmentazione degli ombretti. Se ci metto una matita sotto modifica sia il colore che la pigmentazione, quindi voglio così averli al naturale. Volendo utilizzare anche quest'altra matitina, sempre Marc Jacobs, la applico subito sotto le ciglia inferiori per decidere poi il trucco che ne dovrà conseguire, insomma. Quindi applichiamola insieme, questa l'ho già utilizzata e mi piace moltissimo. È molto morbida, scrivente. Invece di usare la nera, visto che questo trucco è proprio solo per provare i prodotti, la applico anche alla rima interna così vi faccio vedere la scrivenza. Guardate. Sfumo la matita con questo pennellino Sephora. Per fissare la matita sotto le ciglia, prendo quest'ultimo colore della 202. Verso l'angolo interno dell'occhio qua sotto, utilizzo questo terzo colore, sempre della 202. Col mio pennello a curo di applicazione, col quale ho applicato appunto l'oro di prima, prendo quest'altro colore, quello centrale, dalla 204, quasi un color rame chiaro. Lo applico in successione qui verso la parte finale dell'occhio, così. Guardate quanto è scrivente. No, ci tengo proprio a farvelo vedere, ora anche se il trucco nell'insieme non sarà una meraviglia, anche perché è poco tempo, è proprio solo per mettere alla prova la palettina e gli ombretti, perché visti sulla mano sono una cosa, provate sugli occhi danno tutta un'altra impressione, no? Verso la parte interna dell'occhio invece utilizzo questo secondo colore, sempre dalla The Tease, prendo questo violettino qui, il penultimo colore, con un pennellino piccolo a penna, questo è uno di Armani, e vado un po' nella piega. Con il pennellino H79 di Accuro da sfumatura sfumo. Sotto l'arcata sopraccigliare metto questo terzo colore, dalla 202. Ora, sempre con il pennellino a penna, questo terzo colore, dalla 204, solo qui alla fine dell'occhio. Mentre questi gli ombretti sono tutti shimmer, nell'altro ci sono due ombretti matte che però a livello di pigmentazione, secondo me, non sono come questi qui. Ora riprendo il pennello di Accuro e sfumo ancora un po'. Con il mio eyeliner Blink, sottilissima riga di eyeliner. Mascara uso lo Zoom Lash di MAC, nero. Come fondotinta utilizzo un campioncino del fondotinta Marc Jacobs che mi hanno dato alla Sephora. Purtroppo non c'era il colore che io desideravo, mi sembra il Golden Light, ma mi ha dato il numero 32. Ora non so se era un beige light o qualcosa del genere. Lo utilizzo lo stesso, non è proprio credo il mio colore, perché è così. Comunque, vediamo insieme un po' l'effetto che fa. Lo applico con il pennello Buffing Brush di Real Techniques. È un fondotinta luminoso, quindi io non lo vedo molto adatto alle pelli grasse. Io per fortuna ho una pelle normale, leggermente
si lucida sul naso, soprattutto con certi prodotti, certi fondotinta o quando la temperatura sale. Non è il caso di oggi sicuramente, perché oggi la giornata è bruttina. Fondotinta credo sia proprio uno di quei prodotti particolari che uno debba proprio provare sulla sua pelle e vedere come reagisce, come risponde, quanto dura. Perché quello che può essere per me ottimo può essere veramente scarsino per un'altra persona. Correttore Make Up Forever HD, colorazione 325. Con le manine per fare più in fretta. Cipria utilizzo questa di Chanel Azalea, che faceva parte di un'edizione limitata. Un pennellone. Comincio prima a usarla per fissare il correttore con un pennellone Sephora su tutto il viso. Insisto un po' di più nella zona centrale. Il fondotinta è luminoso ma non particolarmente lucido. Passiamo un po' di mascara anche sulle ciglia inferiori. Un po' di contouring con questa terra di MAC dell'anno scorso, la Nude On Board, con il contour brush di Real Techniques. Per il blush utilizzo questo pennello di Catrice. Il blush è sempre Marc Jacobs, questo colore qui. Uso questo come illuminante di Edward Bess, che è il numero 011 Sunlight. Un pochino di illuminante anche sotto le sopracciglia. Con questa matita di Dior faccio prima il contorno delle labbra. Rossetto applico prima, sempre di Marc Jacobs, il 128, che è questo colore qui. Tampono leggermente le labbra. E do un'altra passata con quest'altro colore, che è il numero 120, che è un pochino più fucsia. Anche qui. Questo è il mio trucco super veloce per andare a prendere il bambino. Ora vi faccio vedere un paio di sguccini dei prodotti. Il rossetto 120. Eccolo qui. Il 120, voilà. Il 128, Seduce Me. Questo è il 128, Seduce Me. Il blush. Lo metto qui. Sotto i rossetti. Questo è il blush. Partiamo con la 204 Starlet. Questa è la 204. E ora la 202. Questa è la 202 The Tease. Ecco qui. Gli ombretti. E rossetto. Ciao.